ILTA è un acronimo come parola che significa terapia laser ad alta intensità. E in questo acronimo si è voluto concentrare quelle che sono le caratteristiche specifiche di questo nuovo tipo di laser sviluppato per poter raggiungere tessuti biologici del corpo umano, ma anche nel caso di animali, soprattutto cavalli di grandissimo pregio, per poter curare il dolore e la riparazione di danni ad articolazioni. È un acronimo che riguarda parole inglesi, High Intensity Laser Therapy. Le evoluzioni tecnologiche avvengono sulla stratificazione di conoscenze e di accumulo di quelle che sono innovazioni via via raggiunte. In questo caso un presupposto è stato perché si dovette sviluppare per un gruppo di medici olandesi un laser che permettesse interventi sulle corde vocali, cioè sull'ablazione di masse cresciute sulle corde vocali. Le corde vocali in realtà sono un organo, vorrei chiamare, delicatissimo, sono come due veli di cipolla che vibrando permettono all'uomo di emettere suoni che poi modulati anche con la bocca danno luogo a parole, eccetera. Ecco, si doveva creare un'ablazione senza danno termico, senza offendere quello che era il tessuto. In questo modo si dovette escogitare un sistema che desse luogo a degli impulsi molto brevi, ed è una delle specifiche del laser che sta alla base della terapia ILT, impulsi molto brevi che dessero un apporto termico limitatissimo e tra un impulso e l'altro far trascorrere un tempo che lasciasse ai tessuti il tempo di smaltire anche quella piccola quantità di calore che era stata erogata. Questo è uno dei presupposti. L'altro presupposto è di avere studiato la forma del fascio laser in modo tale che si potesse avere una penetrazione molto elevata all'interno dei tessuti. Una terza caratteristica è quella di aver scelto il colore del laser, cioè la lunghezza d'onda, in modo che avesse un'interazione con i tessuti che permettesse la penetrazione, ma anche quello che è l'attivazione attraverso i meccanismi di stimolazione biologica, effetto fotochimico, effetto fotomeccanico, quelli che sono gli elementi che sono la base dell'interazione laser-tessuti biologici. In termini sintetici, attribuire questa riduzione e nel tempo completa sparizione del dolore, ma anche immediatamente, cioè un effetto di risoluzione del dolore, mediante due principali meccanismi. Il primo è che la luce laser permette di ridurre quello che è la conduzione attraverso quelli che sono i fasci nervosi che conducono poi gli stimoli che sono stati raggiunti da quello che è la zona locale di sofferenza al cervello come diciamo, informazione di dolore. E dall'altro lato c'è il fatto che l'infiammazione che provoca il disagio locale, che a sua volta è fonte di dolore, viene per effetto della stimolazione laser ridotta e comincia a ridursi fin dall'attivazione di quello che è il trattamento e poi via via continua, poi viene richiamata e ristimolata nei trattamenti successivi. Poi al passare delle sedute e della reazione del fisico così richiamata dalla stimolazione laser si ha la risoluzione dell'affezione e quindi la sparizione della causa prima del dolore. Il metodo è assolutamente sicuro, nel senso che non provoca effetti secondari. Non provoca dolore, anzi lo riduce fin dal primo trattamento e poi i risultati della statistica fatta ormai su numeri elevatissimi di pazienti ci ha dato un conforto nel dire è efficace.